un anno di musica per poi concludersi con una quarantena. Purtroppo siamo arrivati a questo punto e non possiamo fare nulla. L'unica cosa che possiamo fare è cercare comunque di coltivare lo stesso la musica, l'amore che abbiamo per l'arte in generale, cercare di costruire qualcosa anche in questo periodo. Io sono tornato il 17 febbraio dal tour, come dicevamo prima, che abbiamo fatto in Olanda con Anastasia per We Were Rock You, e purtroppo subito dopo c'è stato questo fermo, quindi sono passato da 4 mesi di palchi, di luci, di colori, di suoni, a questa camera dove ho attrezzato un piccolo home studio e dove curo i miei progetti e cerco di creare qualcosa, di occupare il mio tempo in maniera costruttiva. Another one bites the dust, and another one's gone, and another one's gone, another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Raccontaci le emozioni che è stato sul palco con una grande artista come Anastasia. Cavoli, ma il cast in generale comunque era di alto livello, a parte ovviamente Anastasia, che è rinomata a livello mondiale, è una grande rockstar. Io ho sempre il piacere di collaborare con musicisti molto bravi come Simone, Pino, il maestro Friello che ci chiama, e quindi si è creato, siccome lavoriamo insieme anche da tanti anni, un gruppo di lavoro che, oltre a trovarsi bene musicalmente, si trova bene, e questa è una cosa molto molto importante, anche fuori dal palco, e quindi ne combiniamo un po' di tutti i colori, ci divertiamo. E proprio in questo periodo in cui siamo tutti fermi, in realtà ci teniamo in contatto, registriamo reciprocamente dei file per i nostri dischi, e quindi comunque sono dei contatti importanti che proprio in periodi come questo dimostrano appunto il loro valore. Cioè, è una cosa bella anche potersi chiamare, mi serve una chitarra, mi serve un basso, mi serve una batteria, e in 448 hai persone che ti supportano, che credono nella tua musica. È molto bella questa cosa. Poi passiamo alla cosa più recente, è uscito il nuovo disco. Guarda, questo era un progetto che in realtà era in cantiere veramente non so da quanti anni. Avevo iniziato a fare alcuni brani, alcune cosine che erano rimaste lì, e proprio nella triste occasione di questo stop forzato dai palchi, dall'attività comunque live, ho detto: lo faccio adesso o non lo faccio più. Quindi mi sono alzato presto tutte le mattine, praticamente mi sono messo qui, ho cercato di sistemare i vecchi brani, ne ho fatti di nuovi e penso di farne ancora poi in questo periodo. Ho appunto registrato le batterie, messo su basso, chitarra, finito le programmazioni, l'ho anche missato e masterizzato, quindi ho fatto una serie di step che mi hanno consentito appunto di produrre un lavoro a 360 gradi, perché alla fine ho fatto anche la copertina, mi sono occupato non della stampa fisica, perché ancora non è stata fatta, però di metterlo in commercio, quindi sulle piattaforme digitali. È un prodotto veramente che dall'A alla Z ho curato io, e questa cosa mi fa parecchio piacere, insomma. Non è detto che la voce sempre serva nella musica. Noi abbiamo intervistato, abbiamo ascoltato in passato da Giovanni Allevi a Dardust, Dario Faini, e hanno riportato in auge soltanto la musica, anche perché, come dicevo, a volte è la parola che dà il senso logico alla musica, perché a volte la musica è abbastanza piatta, e in realtà, nel caso tuo, dai vita alla musica, gli dai proprio quel senso di vita che va oltre le parole. Diciamo che sono due cose diverse. Ovviamente la voce è lo strumento musicale più bello, più versatile, quello che ha più dinamica, più sfumature, quindi arricchisce in ogni caso qualsiasi tipo di produzione. Nel mio caso specifico il disco è comunque un disco elettronico, voi avrete sentito i pezzi, quindi è molto fatto con i synth, con i sequencer, loop, e era quello che volevo. Insomma, il trend, diciamo, attuale più o meno è quello.
avevo delle idee ritmiche in testa e ho cercato di appunto convogliarle in brani che si prestassero più o meno a quel tipo di sonorità. Ho lavorato molto anche sui suoni, quindi la batteria registrata poi è stata trattata soprattutto in brani come Cane Spaziale, che è un 7/8 abbastanza impegnativo, diciamo tecnicamente parlando. Ho usato molto i delay, ho usato degli effetti che poi arricchiscono, diciamo, e caratterizzano forse più di ogni altra cosa quel tipo di progetto. In quel disco lì, appunto, suonano anche Pino Saracini, che era il bassista che stava con me in We Will Rock You, e in tantissime altre produzioni, forse il bassista in assoluto col quale ho suonato più di tutti, e Simone Giallorenzi, che ha messo delle chitarre meravigliose. Quindi anche lì c'è stato un supporto da parte loro, a me ha fatto molto piacere questa cosa, è un po' una squadra è diventata, ecco. Questi bellissimi brani, bisogna sentirli di più, ma soprattutto dal vivo, perché rendono di più. Ecco, la prima cosa che farò quando uscirò da questa prigione sarà chiamare Simone Pino, ovviamente, e cercare di proporre un pochino dal vivo questa musica, per quanto sarà possibile. Purtroppo, vista l'aria che tira, non credo sarà una cosa, un progetto che vedrà realizzazione a breve termine, però... C'è qualche artista che ti piacerebbe fare una collaborazione? Guarda, io purtroppo sono un classicone da questo punto di vista, nel senso la mia cantante preferita è Mina e io da sempre ascolto i dischi di Mina, tutti, dal primo all'ultimo, e quindi in realtà il mio sogno è proprio l'opposto della musica che c'è nel mio disco, perché a me piace il pop italiano, piacciono queste cose qui. E quindi se vuoi conoscere il mio sogno artistico, diciamo, sarebbe poter suonare un giorno con lei, però apprezzo comunque le varie sfaccettature di ogni genere di musica. Dovessi dirti, non c'è un artista specifico, ci sono generi di musica sicuramente che mi affascinano di più degli altri, e quindi in ogni settore io trovo degli artisti che mi affascinano, con cui mi piacerebbe suonare. Avendo avuto la fortuna comunque di spaziare in vari generi musicali, perché io ho suonato per molti anni in trasmissioni televisive, quindi mi è capitato di suonare con artisti di vario tipo, ho sviluppato, diciamo, un pochino una sorta di, come dire, versatilità che mi ha consentito di apprezzare un po' tutti i generi musicali e trovare il bello in ognuno di essi, qualcosa che mi appagasse. In tutto questo, oltre alla musica, scrivo pure. Quindi sto ultimando proprio in questi giorni un romanzo che in realtà è il mio secondo, anche se il primo ancora non è stato pubblicato, perché la casa editrice è un pochino, diciamo, sta facendo i conti con col coronavirus e i problemi che ne conseguono. Ho scritto questo romanzo e ho deciso di pubblicarlo per conto mio, come ho fatto col disco alla fine, e di cercare di proporlo anch'esso come faccio col disco da solo. Il titolo è definitivo, adesso sto in fase di ultimo editing, di revisione, quindi credo, diciamo, nell'arco di un mese di riuscire a pubblicarlo. E si intitola Se viene da lì piove. È un thriller, io sono un grande appassionato di questo genere, il mio scrittore preferito è Stephen King, quindi ho preso, se vogliamo, un po' spunto anche dal suo modo di gestire le storie, e parla di uno psicologo un po' cialtrone che a un certo punto muore e deve capire, ricostruendo appunto negli ultimi giorni della sua vita, che cosa è successo e chi è stato ad ucciderlo e perché soprattutto. Quindi un pochettino sulla stessa linea di Faletti. Io uccido Di Faletti, credo che sia il mio libro di questo genere preferito, lo trovo molto intelligente a livello di scrittori di fama mondiale, quindi l'ho molto apprezzato in quel caso. Una cosa, tu suoni la batteria, se uno ti si presenta, un ragazzo, e ti dice io voglio imparare la batteria, quale consiglio daresti?
Di studiare sicuramente, perché molto spesso la batteria è vista come più che uno strumento musicale, come uno strumento di gioco. Quindi ognuno di noi può prendere un paio di bacchette e fare rumore. Però tra il fare rumore e suonare in maniera comunque con cognizione di causa, diciamo, uno strumento, c'è lo studio di mezzo. E lo studio della batteria non è differente da quello di strumenti come il pianoforte, il violino, insomma, richiede molto impegno e dedizione. Quindi io cerco di scoraggiare i ragazzi che vengono da me e faccio vedere loro tutte le difficoltà a cui andranno incontro. E se non si scoraggiano all'inizio, vuol dire che sono pronti per cominciare le lezioni. Noi siamo nati dalla generazione, abbiamo visto, io sono nato con il rock, dagli Iron Maiden ai Magnum, e inizialmente vedevamo questi batteristi che muovevano queste bacchette, ma le si sbracciavano. Poi abbiamo scoperto, ad esempio, come i Rush, dove il batterista di tronco era fermo e muoveva soltanto le mani, ma a una velocità incredibile. E qualcuno ci disse: guardate che è più tecnicamente più valido quello che non muove le spalle, ma fa solo scena l'altro fa solo scena, però la tecnica non è solo quella di muovere le braccia, tirare le barchette, ma muovere le mani in modo adeguato, cioè giusto. Diversamente da quanto si può pensare, la batteria non è uno strumento muscolare. Ora, ci sono delle tecniche ovviamente che prevedono molto il rimbalzo appunto naturale della bacchetta sulla superficie che viene percossa. Questo aiuta e fa sì che comunque non serva molta forza, molta muscolarità per imprimere un colpo. E la batteria è uno strumento relativamente giovane, quindi diciamo che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo incredibile anche a livello tecnico. Quello che tu vedevi anche solo 20 anni fa adesso è stato quasi completamente rivoluzionato concettualmente. Sta di fatto che vedere un concerto rock degli Iron Maiden col batterista che suona così non è la stessa cosa che vedere la presenza scenica di un batterista che sbraccia, si muove, come magari ho fatto anch'io nell'ultimo musical, sì. Ovviamente, anche se magari non era sempre necessario, però faceva parte di un certo tipo di coreografia che bisogna comunque, come nei Pink Floyd, la batteria rotante, rotonda, dove stavamo su una pedana che ruotava e entrava in scena solamente in alcuni punti dello spettacolo. È stato molto bello, quindi molto emozionante, sì. E al di là di quello, Neil Peart, che era il batterista dei Rush, purtroppo scomparso recentemente, quello che tu mi hai citato poc'anzi, sì. È stato ed è rimarrà, credo per sempre, uno degli innovatori dello strumento. È stato un batterista molto molto apprezzato, sia in ambito rock che progressive, ma nei generi in cui ha spaziato. È molto tecnico. Lui tecnicamente, diciamo, aveva un 20% delle potenzialità tecniche che adesso ha un batterista di alto livello medio, perché comunque stiamo parlando di altri tempi, un batterista di altra generazione. Però oltre alla tecnica esiste la musicalità, e quindi lui comunque basta sentire che so pezzi come Tom Sawyer, si sentono dei feel con un gusto, un portamento del tempo veramente apprezzabile. Finalmente usciamo tutti dal guscio e andremo a fare le file a McDonald's a prendere un panino. No, andremo a fare le file a vedere un concerto finalmente dal vivo, dove l'emozione è ancora più bella. Sì, speriamo presto. Un saluto a tutti voi, grazie mille, è stato un piacere.